Napoli. Quanti rimpianti. Il City vince 2-1, Mertens sbaglia un rigore, show iniziale della squadra di Guardiola, apre le danze Sterling, raddoppia Gabriel Jesus, grande secondo tempo degli uomini di Sarri che accorciano le distanze col penalty di Diawara, meno Pepe salta il Napoli, mai vista una squadra così video. Vincono i più belli, vincono i più bravi, perché il Manchester City di Guardiola, che si impone 2-1 sul Napoli nel terzo turno del gruppo F di Champions League, incanta e concretizza per un tempo e resta in piedi anche quando c'è da soffrire, nella seconda parte della gara, controllando come fanno le grandi squadre. Guardiola batte Sarri, il gap che ma la ripresa degli azzurri lascia sperare per il cammino in questa Champions. City of Stars. Il primo tempo del City è stellare, praticamente perfetto. Ci sono i gol, solo due portano la firma di Sterling, che piazza di sinistro al 9 dopo una respinta corta di Koulibaly su tocco di Walker, discesa di Silva a sinistra, è Jesus, tocco facile al 13 su cross basso di De Bruyne da destra. Ci sono le occasioni, la traversa di De Bruyne al 25 è clamorosa, il salvataggio sulla linea di Koulibaly su Jesus 3 minuti dopo è miracoloso e c'è il gioco di Guardiola, col pallone a viaggiare solo su binari biancocelesti, il possesso palla del primo quarto d'ora, per dire, è un 76-24 che si commenta da solo. Napoli di rigore. Il Napoli che sbuca dagli spogliatoi dopo l'intervallo è un'altra cosa, ma era difficile fare peggio, tanto basso e in difficoltà sulle fasce nel primo tempo, Silva e Sané fanno quello che vogliono dalle parti di Isai, quanto aggressivo, ordinato e ricaricato di idee nel secondo tempo, Haaland, entrato per l'infortunato Insigne, aggiunge sostanza e lucidità in mezzo al campo. La differenza per la banda Sarri, alla fine, la fanno i calci di rigore, Mertens tradisce facendosi intercettare il primo tiro dagli 11 metri al 38, Diawara non sbaglia il secondo rigore al 28 della ripresa. Tra i due penalty c'è un abisso, il primo è un jolly calato dal cielo, il belga arriva sul dischetto con i suoi che non hanno mai tentato un tiro, il secondo un premio all'anima ritrovata nella ripresa. Ma non basta ancora per raggiungere la creatura di Pep, più matura e pronta per recitare un ruolo da protagonista in Champions, la bellezza abita a Manchester, almeno per adesso,